Qual è il nostro impegno? Impegno perché la luce della speranza non si spenga. Questo è un compito ineludibile per noi cristiani. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, mi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Dobbiamo fare della comunità cristiana un elemento di perenne disturbo nelle comunità umane che vogliono diventare una città stabile. Noi cerchiamo, andiamo, la speranza si realizza man mano che camminiamo. Allora solo se in noi c'è una speranza certa potremo dare un senso al nostro impegno, al nostro essere anima in questo mondo. Se riusciremo a vivere con un amore più forte di ogni possibile delusione o stanchezza. Perché la vera speranza cristiana, dice Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, genera sempre storia. E noi oggi siamo i facitori di questa storia. Che cosa possiamo sperare? È un interrogativo che ci riguarda. E la speranza è un dono. E questo non significa ignorare lo sforzo che essa domanda. Sperare è orientare la propria vita a una meta alta, che vale la pena raggiungere, e la si raggiunge con uno sforzo serio, perseverante, tenace, in grado di sostenere la fatica di un lungo cammino. Ma dice il Papa, è anche chiaro che per tutto questo non basta lo sforzo umano. Viene a noi qualcuno, la speranza è Lui, il Cristo che viene a noi. La speranza è quello che viviamo in questo tempo, il tempo dell'attesa. Viviamo ma attendiamo, possediamo ma non ancora. E l'atteso è Lui, il Cristo, e ogni avvento di Cristo è qualcosa di nuovo. Noi viviamo il già e il non ancora. Il Cristo è venuto, ma non ancora è venuto. C'è l'altra venuta, il Cristo glorioso, verso la quale noi camminiamo, verso la quale il nostro tempo sta camminando.